ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale con questa nuova serie incredibile. Le luci sono una merda perché non sono attrezzato come un fashion blogger, però possiamo anche partire. Dunque signori, oggi parte questa nuova serie sul mio canale. Voi direte: perché non l'hai fatta partire prima? Perché essendo una serie sulla scuola avevo paura che mi bocciassero. Comunque questa è una serie che ho scelto di fare perché sta arrivando l'estate e quindi ovviamente voglio portarvi cose anche più leggere e simpatiche. In particolare in questo episodio, visto che in ogni episodio sarà diviso in vari argomenti, vorrò parlarvi di un argomento in particolare. Gli orari. Sì, gli orari, i ritardi, chiamateli come volete, perché tanto in particolare nella mia scuola queste due cose sono un po' unite. Allora, io non so come funzioni da voi, sinceramente. Anzi, fatemi il favore di dirmelo qui sotto nei commenti. Però una cosa è certa: da me sto 5 anni, e che poi so di più, sono 6 anni che vado in quella scuola e ancora non si è capito assolutamente nulla. C'è una cosa poi che mi dà fastidio, è chiaramente la coerenza, perché a me le persone coerenti mi stanno... Ah no, aspetta, persone incoerenti mi stanno proprio sul cazzo, cioè in una maniera incredibile. Allora, vi spiego. Fino all'anno scorso, da noi, e vi parlo degli orari base della scuola, si poteva entrare fino alle 8.25, quindi l'orario base era, cioè dalle 8.05 potevi cominciare a entrare in classe, alle 8.15 suona la campanella e per altri 10 minuti tu potevi, insomma, arrivare in ritardo, cioè per i ritardatari, quindi per me c'era la possibilità di arrivare alle 8.25. Ecco, da quest'anno no. Che poi, piccola parentesi, il vero problema, la cosa che mi dà più fastidio, è che dico basta ammetterlo. Cioè tu dimmi, è cambiato qualcosa, quest'anno siamo più rigidi, quest'anno vogliamo rompere l'esistenza. La Madonna! E invece no. Mi ricordo, era il secondo giorno di scuola, perché giustamente il primo, non mi ricordo se ero arrivato, cioè l'anno scorso mi ricordo di essere arrivato tardi il primo giorno di scuola. Tirate fuori le medaglie, su. No, comunque quest'anno penso di essere stato abbastanza in regola. Comunque il secondo giorno sono arrivato, ragazzi, ricordatevi l'orario, alle 8.17. Indovinate un po', non mi hanno fatto entrare. Sì, infatti. E quindi sono dovuto entrare in seconda ora, alle 9.15. Quindi, oltre al fatto che, a differenza dello scorso anno, non potevo entrare più alle 8.25, secondo nessun criterio poi. La cosa più fastidiosa è che il primo ritardo l'ho fatto il secondo giorno di scuola. Ma torniamo a noi. Il problema è che quest'anno non si è mai capito nulla. Perché se io il secondo giorno di scuola non sono entrato alle 8.17, mi hanno fatto storie e mi hanno mandato al bar, un mio compagno di classe il giorno dopo è salito in classe alle 8.40. Cioè, è stata a piave culo, quindi. E quindi è così il secondo giorno di scuola, è così dopo 2 mesi di scuola, è così dopo tutto l'anno. E poi a spiegare ogni volta che arrivava alle 8.16 che ma l'anno scorso si saliva alle 8.25, perché i simpaticoni, cos'è che mi hanno detto? Ah prof, buongiorno, le posso rubare un minuto? Ma certo Federico, dimmi tutto. È che io vorrei sapere come cazzo è possibile che il terzo giorno di scuola ho già finito i ritardi, considerando che la metà di questi, quasi tutti in realtà, sono per un'entrata alle 8.17. Quando fino all'anno scorso io potevo entrare pure alle 8.25. Ma no Federico, ti stai sbagliando. È sempre stato così il regolamento. Sì, ma il vero problema è che è diventato un incubo. Cioè io i ritardi realmente li ho finiti tipo a marzo, cos'era. E adesso sto nella merda. Cioè la mia situazione attuale del libretto, che ve lo prendo subito, è questa. Vedete? Ha esaurito i ritardi. Poi, tra l'altro, visto che oltre al danno la beffa, uno dice, l'altra mattina sono arrivato non appositamente, però il caso ha voluto che poi mi facesse piacere arrivare tipo verso le 8.30 erano già. E in prima ora avevo italiano, che probabilmente mi avrebbe anche interrogato. C'era traffico e quindi sono arrivato tardi. Vado direttamente al bar come un uomo distrutto. Mi dispiace, ormai sono in ritardo, magari entro la seconda ora. O magari no, visto che avevo finito i ritardi. E una volta entrato con tanto charme, con tanto stile dentro al bar, la bidella, la Cristo di bidella, viene da me e mi dice: vai in classe? Cioè per tutto l'anno lei mi ha detto vai al bar che sei in ritardo, mi dice vai in classe. Cioè ho fatto un casino della Madonna che voi neanche potete immaginare, solo che alla fine sono dovuto andare in classe.
Va bene ragazzi, direi che per il momento la posso anche chiudere qui come primo episodio, spero comunque vi sia piaciuto, in caso lasciate like e condividete il video anche per dimostrarmi che in parte queste cose non accadono solo a me, perché sennò, porca puttana. Come primo episodio voglio andarci leggero, anche perché la scuola non è ancora finita, quindi metti che un prof vede il mio video, poi so cazzi amare. Vi ripeto, anche con un commentino qui sotto fatemi sapere se quest'idea vi piace. Io vi rimando al prossimo episodio. Direi che possiamo raggiungere i 200 mi piace se volete che questa serie continui. Se non lo siete già, vi invito anche ad iscrivervi al canale. Qui sotto in descrizione trovate anche tutti i link e social. Noi ci becchiamo nei prossimi video. Bella, raga. Ale, ale, ale.